Dopo che Tyson è uscito di prigione e ha combattuto contro due pugili che erano professionisti di basso calibro, era ora per lui di affrontare una sfida importante. Doveva scegliere tra Evander Holyfield o Tommy Morrison. Sappiamo tutti che Tyson ha scelto Holyfield, ma la domanda rimane: cosa faceva sì che Tommy Morrison fosse così temibile e intimidatorio che nemmeno Tyson volesse avere a che fare con lui? Con un record amatoriale di 119 vittorie e 16 sconfitte, si potrebbe solo argomentare che questo pugile non avrebbe potuto diventare un nome familiare e, ancor meglio, un pesante forte e intimidatorio. Quando Tommy finalmente divenne professionista, ottenne un successo immenso sul ring, mettendo KO 24 dei suoi 28 avversari, costringendoli a fare una breve visita in ospedale dopo essersi confrontati con la sua potenza distruttiva e, naturalmente, il suo gancio sinistro. Morrison affrontò Jesse Shelby e diede spettacolo per far capire ai media che lui era il vero affare. Nonostante fosse giovane e avesse perso solo una volta, Shelby riuscì a tener testa a Morrison. Tuttavia, alla fine venne messo KO. And with the long and the fact that he is his own man, incidentally, as an amateur, he lost at the Olympic trials. A big right hand followed up on the left by Morrison, and Shelby is in a seated position and may not make it up. A little hard to line up on, but he's a tough guy. You know, you got to tip your hat to him. Fighting a southpaw is something I haven't did in a while, and it just took me a little bit of time to adjust. And once I did, things kind of fell in place. Tommy stava scalando le classifiche e creando momenti indimenticabili da ogni suo combattimento. Il momento più noto è stato contro David Diaco, un pugile medio che aveva affrontato molti grandi della sua era e stava testando la potenza di Morrison. Anche se Diaco aveva accettato la sfida con un preavviso ridicolmente breve, Morrison lo mise KO con un colpo micidiale, il famoso gancio sinistro. Tommy Morrison era ora uno dei migliori, ma la sua prima sconfitta arrivò contro Ray Mercer, un brutale KO che avrebbe potuto segnare la fine della sua carriera. Tuttavia, Morrison non si lasciò abbattere e cercò di ricostruire il suo nome. Affrontò Joe Hip in un incontro impegnativo, ma riuscì a vincere con uno spettacolare colpo finale dopo una dura lotta. Morrison. The left hook up top is his best punch, but his body punch... ...been hit before, but when his punches land, and right between the gloves of hip and almost connected, did tire badly in the Mercer fight, although you get the impression... ...first one we've seen. Oh, and a right to the chin puts Joe Hip down. A little over 2 minutes. And you notice, if he's got enough left, he looked tired in the fourth. You might sense that he was getting real tired. I mean, he expended a lot of energy. But you can't fight with your mouth open. Oh, a good right hand by Morrison, and that hurts Joe Hip. Joe Hip is in trouble. Joe Hip is down. A right hand from Tommy Morrison. Morrison continuò la sua ascesa e affrontò avversari come Carl, The Truth, Williams, dimostrando sempre la sua potenza devastante. Not, this is a good Williams. And Mills Lane says, don't do that again. And there's the left hook, and down goes Carl. Like Morrison up, he knows enough to walk him around and kill the clock. From Carl Williams. Now Morrison. There's another left hook flush. Moving a little more. Good right hand by Williams, and down goes Morrison. He's certainly going to help Williams. Morrison trying to finish with the uppercut, comes back with the left hook. Williams is already busted up. Mills Lane has stopped the fight. Another dramatic power punching comeback for Tommy Morrison. La sua ultima grande sfida fu contro Donovan, Razor, Ruddock, in un incontro pieno di colpi di potenza. Open up, but you know, you look for the left hook, you worry about the nice jab by Morrison. It's going to remind people of the nice uppercut by Ruddock. Oh, there goes Morrison! Now, but they wanted the 60-foot ring board. Another major fight several years ago was against Ruddock. Ruddock has fought once. There's a hook by Ruddock, and it may have hurt Morrison. Tuttavia, quella fu l'ultima vittoria significativa di Morrison, e la sua carriera iniziò a declinare. Infine, Morrison avrebbe potuto affrontare Mike Tyson, ma le circostanze non lo permisero. Tyson stava perdendo i suoi titoli nel 1990,
mentre Morrison subiva la sua prima sconfitta nel 1991. Quando Tyson fu rilasciato dalla prigione nel 1995, Morrison era già risultato positivo per l'HIV e fu sospeso dallo sport. La sua carriera ebbe fine, e la sua vita prese una brutta piega. Per oggi è veramente tutto. Una buona notte da Blend Trend.